Possiamo dire che la legge 65 connota la regione toscana come a livello nazionale una di quelle all'avanguardia nell'ambito del governo del territorio. È una norma di terza generazione perché c'era la legge 5 del 95 e poi quella la 1 del 2005 hanno rappresentato nel loro momento momenti innovativi nell'ambito del governo del territorio. Oggi non solo parliamo della legge e del piano paesaggistico, che è uno dei pochissimi piani copianificati con il Ministero della Cultura, che ne fa un piano cogente, sovraordinato a tutti gli altri piani. Dicevo, oggi però siamo a 10 anni dalla legge urbanistica, quindi non parliamo più soltanto della legge, ma di un sistema di piani strutturali e di piani operativi, quindi di lavoro dei comuni che hanno acquisito ormai definito, costruito un patrimonio di governo del territorio estremamente importante.